grazie per essere qui e volevo in due parole spiegare questo lavoro e spiegare che è un prodotto destinato ai festival del cinema e del documentario, la versione che vedrete questa sera. Da questo documentario verrà tratto un format speciale Mostra di Firenze che andrà in onda in autunno su Rete Nazionale. Cosa dire? Io sono credo anagraficamente, anche dal punto di vista professionale, il giornalista più vecchio dentro questo caso. Cominciai a seguirlo in occasione del delitto del giugno 81 e fu allora che fu coniato, anzi coniamo io e allora capo cronista della Nazione, il termine il mostro di Firenze. Io non ho alcuna verità. Se nel mio libro, scritto con l'americano Douglas Preston, Dolci colline di sangue, viene indicata una persona, con uno pseudonimo tra l'altro, che risponde a tutti i requisiti di questo serial killer, perlomeno secondo quello che è il profiling fatto dall'FBI, se questa persona si è trovata nella sua vita, nelle condizioni, sia per impossessarsi di quella pistola famosa, sia per abitare sempre vicino ai luoghi dei delitti, questo non vuol dire che egli sia il mostro di Firenze. Beh, io ritengo che, come peraltro hai fatto intuire anche te nel tuo lavoro, sarà difficile ormai arrivare a una verità vera. Diciamo che nell'arco di tanti anni si è cercato dei presunti mostri, come diceva giustamente l'avvocato Filastò, e Pacciani effettivamente come soggetto si intagliava bene. Lui era un quasi mostro per quello che aveva fatto nella sua vita, aveva già ucciso, e tant'è che ricordo nel processo del 94 Paolo Canessa, l'avvocato Filastò, mi sarà memoria storica, nella sua introduzione, nella relazione introduttiva, parlò proprio di Pacciani come un mostro per quello che aveva fatto a Severino Bonini, cioè si parlò di 10 coltellate al viso, che quello è certo che l'aveva commesso Pacciani in occasione di quando Miranda Bugli si scoprì il seno e Pacciani vide il rivale in amore e si scagliò contro Severino Bonini e lo uccise con 10 coltellate. Mi ricordo proprio che Paolo Canessa in quel momento ricordava appunto che delitti efferati di quel tipo non c'erano mai stati nella storia criminologica mondiale. Questo voleva dire che Pacciani poteva avere, diciamo, le caratteristiche del mostro, ecco perché lui poteva essere il mostro di Firenze. Questo dice tutto e non dice nulla, perché uno può essere mostro ma non essere il mostro. Lei cosa pensa di questo documentario? Il documentario mi sembra buono. Rispetto ad altri che ho visto, specialmente quelli trasmessi da Sky, che rappresentano estremamente discutibile. Funziona così. E questo è fatto piuttosto bene. Ci sono delle inesattezze, secondo me, ma queste sono abbastanza trascurabili. Io direi che la vostra presenza qui stasera ci dice che una vera sopra su questo fatto, sul processo, su quelli che sono stati i coinvolgimenti di tantissime persone, perché poi non ci sono solamente, ci sono ovviamente i parenti delle vittime, ai quali va il nostro, di tutti noi, compassione, ricordo, tutto quello che volete, ma ci sono tantissime altre persone che sono state trascinate dentro a una serie di processi e in maniera assolutamente immotivata, assurda. Detto anche nell'intervista che tu facesti all'epoca, secondo me tante cose resteranno insolute, ognuno di noi si farà una propria idea, una propria verità, come ho fatto purtroppo. Triste sono le vittime, sono le persone che mi piacerebbe ricordare, una in particolare, il papà di Pia Rontini, Renzo, che
era un mio grande amico. Io peraltro abito a Vicchio e ci abito perché ho conosciuto Renzo, e era una persona grande veramente. Aveva, una volta mi disse che sentiva odore di giustizia, ed è morto proprio vicino alla questura di Firenze, lui dove era solito andare tutte le settimane a visitare gli inquirenti dell'allora squadra antimostro per sentire se c'erano novità, se c'era qualcosa che poteva portarlo verso una verità. Lui mi disse una volta che era morto il giorno in cui era morta sua figlia. Il mostro di Firenze non ha vittimizzato solo quei 16 poveri ragazzi, ma ha vittimizzato molte delle persone che hanno lavorato in questo caso. Allora, questo documentario è ben fatto, ma è una storia difficile, complicata, e riassumerla anche in un'ora non è stato facile, con mezzi e risorse contenuti, no? E pare si capisca, ecco. Un signor mostro, XY, per depistare, per coprire, perché magari aveva anche, si era sentito un po' di fiato sul collo, non abbia trovato il mezzo per orientare le indagini in una direzione che ci ha condotto in una labirinto, ha condotto tutti in un labirinto. È il labirinto di cui il nostro regista Cocchi ha dato incontro stasera. Io sono sempre più convinto che non la storia del mostro, ma la mostruosa storia delle indagini è sempre stata una storia di acquisizione, gestione e abuso di potere. Grazie. Allora, io ringrazio Mario Spezzi e volevo solamente dire due parole che... Allora, questo documentario appunto documenta, senza ovviamente prendere posizioni, tutti i fatti in 40 anni, 30 anni, e evidenziando soprattutto una cosa, oltre a vedere tutte le varie ipotesi, da quella ufficiale dei compagni di merende, quella che ha avuto uno sviluppo processuale, anche le altre ipotesi altrettanto rispettabili. E volevo sottolineare anche e soprattutto che le vittime del mostro di Firenze non hanno ottenuto nessun risarcimento né morale né economico. E con questo chiudo, vi ringrazio e vi lascio alla visione del documento.